Il titolo che trovate nel programma è un po' diverso e la ragione è che questa conferenza era stata organizzata prima dell'estate. Poi l'estate ha portato tantissime novità scientifiche, quindi ho cambiato anche il titolo, ma insomma vedremo nel corso della presentazione. Proprio nel 2011 ho ripreso la presentazione che avevo fatto allora e ho trovato questa slide che ho presentato. Avevo scritto 2015 sarà il centenario della relatività generale, 100 anni dalla pubblicazione della teoria di Einstein della gravità. Sarà anche la nascita dell'astronomia gravitazionale e beh, non è che ci credessi tantissimo, però è quello che effettivamente è successo, cioè tra il 2015 e il 2017 per la fisica, per l'astronomia si è aperto un mondo nuovo. In particolare il 17 agosto si è visto un evento che è senza timore di esagerare, lo possiamo definire una scoperta epocale. Le onde gravitazionali emesse da una collisione di due stelle di neutroni, di cui si è potuto osservare poi tutto quello che è accaduto nel campo della radiazione elettromagnetica. Di questo ne parlerò più diffusamente in seguito, ma questo evento rappresenta a tutti gli effetti la nascita di un nuovo tipo di astronomia. Partiamo da lontano, nel titolo originale di questa conferenza si menzionava esplicitamente Galileo e 400 anni fa, più o meno, Galileo pubblicava il Sidereus Nuncius. In quello scritto straordinario lui riportava le sue osservazioni di Giove e soprattutto la scoperta dei cosiddetti corpi medicei, cioè degli oggetti che erano vicini a Giove e che evidentemente si muovevano col passare del tempo, non solo, ma a volte erano quattro, a volte erano tre, e l'unica spiegazione che Galileo trovava a questo è che uno degli oggetti spariva dietro Giove, quindi erano a tutti gli effetti oggetti in orbita intorno a Giove, e questo aveva delle conseguenze straordinarie, non solo dal punto di vista astronomico, ma anche dal punto di vista filosofico, religioso e politico, e sappiamo poi come andò, perché era la dimostrazione che la Terra non è al centro dell'universo e che non c'è nessuna sfera di cristallo a cui stelle e pianeti sono attaccati. Beh, dal cannocchiale di Galileo al telescopio Hubble sono passati 400 anni. E 400 anni in cui abbiamo imparato un'enormità di cose del cosmo in cui viviamo. Basti pensare che, per esempio, questa era la rappresentazione di Giove riportata da Galileo, non era in grado di fare foto di quello che osservava col cannocchiale, quindi disegnava, e questo è Giove, così come fotografato dal telescopio Hubble. Addirittura riusciamo a vedere le aurore, l'equivalente alle nostre aurore polari o boreali, australio-boreali, al polo nord di Giove, quindi praticamente stiamo vedendo l'effetto dei raggi cosmici che attraversano l'atmosfera di Giove, una foto straordinaria, 400 anni tra le due immagini. Facciamo un passo in avanti, passiamo dal 1610 al 1915. Einstein pubblica la sua teoria della relatività generale, una teoria che si sintetizza in un'equazione, in realtà sono 10 equazioni indipendenti, è un'equazione complicatissima, quindi non ci voglio entrare, però è opportuno darci un'occhiata, perché io penso che questa sia una delle più grandi espressioni dell'ingegno umano di tutti i tempi. Quello che Einstein dice con questa equazione è che c'è una grandezza, questa G grande, che descrive come è fatta la geometria di una del cosiddetto spazio-tempo, cioè una entità matematica che ha quattro dimensioni, quindi descritta da quattro numeri, e
cui diciamo la nostra percezione dello spazio in cui siamo immersi, questa stanza e del tempo che misuriamo, vengono descritte con la stessa quantità matematica, cioè sono quantità che si possono influenzare a vicenda. E la seconda quantità di questa equazione è una funzione T grande che ci dice come nel nostro spazio-tempo è distribuita la materia, quindi dove è seduto ciascuno di voi, dove è messo il proiettore, o se lo riportiamo su una scala più interessante, diciamo, come sono disposte le stelle nell'universo che ci circonda. Ebbene, queste due quantità, che sono del tutto scorrelate nella percezione comune, per Einstein sono intrinsecamente correlate. Ossia, la spiegazione più bella di questa teoria, secondo me, l'ha data Wheeler, un fisico americano, dicendo che nella teoria di Einstein la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo opportunamente curvato dice alla materia come muoversi. Quindi, nella descrizione di Einstein, la gravità non è più una forza che si esercita tra due corpi e che si propaga istantaneamente, è piuttosto una proprietà geometrica dello spazio-tempo e quello che determina il moto nel campo gravitazionale non è altro che una specie di principio di inerzia generalizzato, cioè un pianeta intorno a una stella segue la linea più breve tra due punti, come nella fisica di Galileo, però questa volta la linea più breve non è più una linea retta, perché non ci sono più linee rette, ma è una linea curva che si chiama geodetica. E questo determina i moti nell'universo. È un cambiamento di paradigma straordinario, una teoria estremamente complessa nella sua formulazione matematica, ma anche, se vogliamo, estremamente elegante nel principio che propone. Beh, questa teoria, che appunto era controintuitiva, viene sviluppata matematicamente e dalla matematica vengono fuori alcune previsioni che al tempo di Einstein erano sorprendenti. La prima è che la luce, in presenza di masse grandi, non si propaga più in linea retta, ma può essere curvata. E beh, questa è una previsione che ha trovato delle sorprendenti verifiche sperimentali. La prima già nel 1919, quando Sir Arthur Eddington fece una spedizione proprio in occasione di un'eclissi totale di sole, proprio per andare a verificare la predizione di Einstein, e la verificò. Vide che una stella che doveva trovarsi dietro al sole, non era nella posizione in cui era attesa, ma leggermente spostata, cosa che si poteva spiegare con una deflessione della luce. Nel seguito abbiamo trovato previsioni ben più sorprendenti, per esempio, questa stella centrale fa da lente gravitazionale e noi vediamo quattro volte l'immagine della stessa stella che si trova dietro, come una lente che provoca delle immagini specchio. Un'altra previsione fu quella che non fece Einstein direttamente, ma veniva direttamente dalle sue equazioni, dell'esistenza di zone dello spazio-tempo in cui la curvatura è talmente intensa da diventare quasi infinita. Sono quelli che oggi chiamiamo buchi neri e di cui parleremo estensivamente in seguito. E poi ci fu la sorpresa più grande, che risolvendo le sue equazioni, Einstein trovò che l'universo si espandeva e questa cosa lo turbò profondamente perché, in fondo, come mentalità filosofica, lui era ancora legato all'Ottocento, quindi all'idea di un universo statico e immutabile. Scoprire che la sua teoria prevedeva un universo in espansione lo turbò profondamente, al punto che lui forzò le sue equazioni. Introdusse a mano un termine correttivo che fermava l'espansione dell'universo, lo chiamò costante cosmologica. Quando poi nel 1929 Hubble scoprì che le galassie si allontanavano l'una dall'altra, come avviene in un universo in espansione, Einstein tornò sui suoi passi e disse che l'introduzione della costante cosmologica era stato il più grande errore della sua vita.
L'ultima delle grandi previsioni di Einstein arrivò un anno dopo. Trovò che le sue equazioni ammettevano una soluzione di tipo ondulatorio, cioè analogamente a quanto avviene per l'equazione di Maxwell del campo elettromagnetico, trovò che esisteva una soluzione d'onda, cioè delle onde che si propagano come piccole perturbazioni dello spazio-tempo alla velocità della luce. Lui le chiamò onde gravitazionali, capì che potevano essere generate da masse molto grandi, in movimento molto rapido, ad altissima velocità, ma ne calcolò l'effetto e vide che queste increspature erano talmente deboli che lui stesso disse: vabbè, se esistono comunque non avranno nessun interesse per la fisica, perché nessuno sarà mai in grado di liberarle. Ovviamente ragionava come c'erano due aspetti in questa previsione sbagliata. Il primo aspetto è quello della tecnologia, che la tecnologia di 100 anni fa non poteva lasciar presagire la capacità di fare rivelatori così sensibili da rivelare effetti così piccoli. E il secondo era che lui non conosceva a livello astronomico delle sorgenti così, come dire, catastrofiche da poter generare onde gravitazionali di ampiezza interessante, come conosciamo oggi. Queste onde gravitazionali hanno una caratteristica fondamentale legata alla natura stessa della gravità, cioè noi conosciamo in fisica quattro forze fondamentali e la gravità è di gran lunga la più debole di queste forze. Questo fa sì che le onde gravitazionali interagiscono molto debolmente con la materia, e questo ha due aspetti. Il primo è quello che le rende interessanti dal punto di vista astrofisico, e cioè che possono attraversare l'intero universo praticamente indisturbate. L'universo è trasparente per le onde gravitazionali e quindi portarci informazioni dalle zone più remote dell'universo stesso. C'è un, come dire, un effetto collaterale di questa proprietà, è che il fatto che interagiscano poco con la materia vuol dire che quando passano attraverso la materia, quindi anche attraverso i rivelatori che proviamo a costruire, lasciano tracce molto molto deboli, cioè rilasciano pochissima energia nel rivelatore, e questo le rende difficili da misurare. Tornando al primo aspetto, cioè l'interesse astrofisico, vedete questa è una foto meravigliosa di Hubble, ma mostra essenzialmente gas, polveri interstellari, e noi non riusciamo a vedere cosa c'è dietro. È un esempio di opacità di questa parte dell'universo che ci impedisce di vedere cosa c'è dietro. Le onde gravitazionali attraversano queste polveri indisturbate. Un altro esempio è questo. Noi sappiamo oggi che esistono, lo sapevamo già che esistevano dei buchi neri, e lo sapevamo da osservazioni di tipo elettromagnetico. Per esempio, qui questo è quello che oggi si definirebbe un time lapse, cioè la fotografia della stessa zona di cielo, poi queste fotografie vengono montate come un filmato. E in questo filmato si vede che ci sono stelle che si muovono intorno a un punto scuro seguendo orbite molto molto strette. Queste orbite sono spiegabili con la fisica di Newton soltanto assumendo che, per esempio, in uno dei fuochi di questa ellisse ci sia una grande massa oscura molto molto grande che può essere compatibile soltanto con l'idea che abbiamo di un buco nero. Ci sono altre osservazioni di buchi neri, in particolare noi vediamo che in alcune zone, in alcune zone del cielo ci sono gas incandescenti che emettono raggi X. E perché sono incandescenti? Perché si vede che stanno cadendo in punti oscuri, e anche questa è un'osservazione compatibile con la presenza di un buco nero. Quindi avevamo finora queste osservazioni indirette del fatto che i buchi neri esistono.
Però i buchi neri per definizione non emettono luce, quindi non li possiamo vedere direttamente. C'è un'altra, come dire, osservazione importante che ha a che fare con l'universo oscuro. Questa osservazione è direttamente collegata alla storia dell'universo così come noi la conosciamo, che è rappresentata graficamente in questo modo. Qui abbiamo un grafico, no, qui sull'asse X abbiamo il tempo e in sezione trasversale abbiamo un po' lo stato dell'universo a un certo tempo. Quindi vediamo l'universo oggi con le galassie così come lo conosciamo e tornando indietro nel tempo vediamo le varie epoche dell'universo, la formazione stellare, fino ad arrivare a un punto che è questo qui, che è un punto che risale a 380.000 anni fa, è il momento in cui l'universo, la densità dell'universo è diventata sufficientemente bassa da far sì che la luce si potesse separare dalla materia. Ossia, da quando l'universo è nato fino a questo punto qui, luce e materia sono così accoppiate, l'universo è così denso che non è trasparente alla luce, la luce non riesce a separarsi dalla materia. In questo momento finalmente le due cose si separano e ci rimane traccia di questo istante qui, in forma di quella che chiamiamo oggi radiazione cosmologica di fondo, quella che è stata osservata da Penzias e Wilson per la prima volta qualche decennio fa e che oggi abbiamo studiato molto meglio con i satelliti COBE, WMAP e recentemente Planck, e che ci danno questa immagine del fondo cosmologico che è la foto più antica che possiamo avere dell'universo. Non possiamo con la radiazione elettromagnetica andare oltre questa immagine perché è impedito dalla fisica, non c'è luce emessa prima di questo tempo qui. Possiamo però sperare di vedere le onde gravitazionali emesse prima che questo avvenisse e quindi sperare attraverso le onde gravitazionali di andare a fotografare l'universo nei primissimi istanti della sua vita. D'altra parte, sappiamo bene, esperienza comune in astronomia, che tutte le volte che si cambia la lunghezza d'onda con cui osserviamo il cielo, l'immagine è diversa. Quindi se osserviamo la stessa zona di cielo con la luce visibile, oppure con le onde radio o con i raggi gamma, otteniamo immagini diverse e complementari. A maggior ragione possiamo sperare che osservandolo con le onde gravitazionali, che non sono emesse da cariche elettriche in moto accelerato, bensì da masse in moto accelerato, quindi è un meccanismo di emissione dell'informazione completamente diverso, l'immagine che ne otterremo sarà davvero drasticamente differente. Questo è Kip Thorne, che quest'anno ha avuto il premio Nobel per la fisica, che è famoso per motivi diversi. Tra gli studenti di fisica era famoso per aver scritto, essere uno degli autori di questo libro, che è una specie di Bibbia della relatività generale. E al grande pubblico è famoso per aver fatto la sceneggiatura del film di fantascienza Interstellar, per cui ha avuto anche un Oscar. In un'intervista di qualche anno fa a una studentessa australiana che gli chiedeva: cosa pensi quando guardi il cielo e vedi le stelle lassù? Lui rispondeva: penso a tutte le cose che non riesco a vedere nel cielo. E questo è un po' il manifesto della ricerca delle onde gravitazionali, cioè si cercano le onde gravitazionali principalmente perché si vuole capire cosa c'è in quella parte di universo che non emette radiazione elettromagnetica. Allora, seguendo questo pensiero, da qualche decennio si cerca di rivelare queste onde gravitazionali. E come si fa a rivelarle? Beh, innanzitutto bisogna chiedersi quali effetti le onde gravitazionali possono provocare sulla Terra. E qui c'è una tipica sorgente di onde gravitazionali, due buchi neri legati in un sistema binario che orbitano intorno al comune centro di massa, e l'idea che le onde emesse da questi due buchi neri provocano una deformazione dello spazio-tempo sulla Terra che si può rappresentare con un reticolato
oscillante in quel modo lì. E allora uno può provare a pensare cosa succede a delle masse di prova, cioè delle piccole sfere che sono in caduta libera in questo spazio-tempo qui. E l'idea è questa: un anello di massette in caduta libera viene deformato in questo modo caratteristico, cioè viene compresso prima in una direzione e poi in quella ortogonale. Allora uno può pensare di andare a sostituire queste masse di prova, a misurare la deformazione di quell'anello con la tecnica più sensibile che abbiamo per misurare degli spostamenti, che è quella di usare un laser, in particolare un laser, un interferometro laser, in cui si usa la luce per misurare lo spostamento di masse, e in cui anzi andiamo a fare qualcosa di un pochino più preciso, cioè andiamo a confrontare come la distanza, come si comporta la luce in due direzioni ortogonali, e a confrontare in particolare due lunghezze, che sono i bracci di questo piccolo interferometro di Michelson. In realtà, se prendiamo quello che si chiama appunto un interferometro di Michelson, vediamo se riesco a far partire questo video. Togliamo l'audio che non serve. L'idea è quella di avere un laser, uno specchio semiriflettente e due specchi finali. Quando arrivano le onde gravitazionali, spostano gli specchi in quel modo caratteristico, e quello che succede è che un rivelatore che si trova qui, un rivelatore di luce, misurerà un'intensità luminosa variabile col tempo. E dall'intensità luminosa che riesco a misurare, io riesco ad avere informazioni molto precise su come si muovono questi specchi qui, e quindi a risalire in ultima analisi alla dinamica di queste onde gravitazionali. Le cose non sono così semplici, perché se proviamo a usare le equazioni di Einstein per capire in questo esperimento concettuale qual è la grandezza da misurare, troviamo questo: che le equazioni di Einstein ci dicono che lo specchio del nostro interferometro si sposterà di una quantità delta L che è proporzionale alla lunghezza L dell'interferometro e all'ampiezza H dell'onda gravitazionale. Quali sono questi numeri? Beh, per due stelle di neutroni che collidono a una distanza di circa 10 megaparsec, che vuol dire 32 milioni di anni luce, che è più o meno la distanza a cui si trova l'ammasso di galassie Virgo, ci aspettiamo onde gravitazionali che hanno un'ampiezza H pari a 10 alla meno 21, è un numero molto piccolo. Sulla Terra si può realizzare interferometri, rivelatori che hanno una lunghezza di qualche chilometro, perché dopo diventa problematico sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dei costi. Quindi questa equazione ci dice che bisogna essere capaci di misurare spostamenti degli specchi dell'ordine di 10 alla meno 18 metri. 10 alla meno 18 metri è un numero estremamente piccolo. Quant'è? Partiamo dalla altezza di un bambino, circa un metro, lo dividiamo per 100.000 e abbiamo la dimensione di alcuni batteri, 10 micron. Dividiamo per 100.000 e siamo alla dimensione tipica di un atomo, un angstrom. Dividiamo ancora per 100.000 e siamo alla dimensione di un nucleo atomico, 10 alla 15 metri, cioè la dimensione di un protone, per intenderci. Non basta ancora, dobbiamo migliorare la nostra precisione di un altro fattore 1000 per arrivare alla grandezza che vogliamo misurare. Quindi, per vedere le onde gravitazionali emesse da due stelle di neutroni a distanza del ammasso di galassie Virgo, dobbiamo avere la sensibilità di un millesimo del diametro di un protone. È una evidenza che fa tremare le vene dei polsi, equivalente a misurare la distanza, in termini di precisione relativa, la distanza di Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi,
che è a 4,2 anni luce, quindi a 40.000 miliardi di chilometri da noi, immaginate di misurare questa distanza con la precisione di 10 micron, cioè la dimensione di un capello, per intenderci. Come si fa? Servono oggetti di questo tipo. Questi sono foto dei due rivelatori LIGO e del rivelatore Virgo. Con oggetti di questo tipo si può fare. Che cosa c'è dentro? Beh, allora, la prima idea realistica di come realizzare dei rivelatori in grado di ottenere le sensibilità di cui parliamo la ebbe Ray Weiss nel 1972. Ray Weiss è un fisico dell'MIT che anche lui è stato, per questo è stato premiato quest'anno con il premio Nobel. Una curiosità su questo. Ray Weiss scrisse questo lavoro in cui diciamo, l'idea di usare degli interferometri per misurare le onde gravitazionali l'avevano avuta già due russi, dal nome impronunciabile, quindi non ci proverò. Nel 1963, ma era un'idea puramente concettuale. Ray Weiss è stato il primo che ha provato a tradurla in esperimento, cioè ha detto: vediamo come si può materialmente realizzare questo interferometro. Quindi ha fatto uno schema che assomiglia a uno schema realizzabile con degli oggetti che esistono nei laboratori e soprattutto ha studiato quali sarebbero stati i rumori che avrebbero limitato la sensibilità di questo rivelatore. E questa idea non è mai stata pubblicata. Cioè, questo lavoro per cui ha avuto il premio Nobel non è mai apparso su nessuna rivista scientifica, ma è stato pubblicato soltanto su una rivista interna dell'MIT. E quando io gli ho chiesto: ma perché non hai mai pubblicato un lavoro così importante? Lui mi ha risposto: io appartengo a una generazione in cui si pubblicavano soltanto gli esperimenti finiti, non i progetti di esperimento. Okay? Fai un'affermazione, diciamo, che fa pensare in un'epoca come oggi in cui si pubblicano un sacco di sciocchezze sulle riviste scientifiche. Tuttavia, mi era apparsa una slide sbagliata. Scusate. Allora, sì, questi rivelatori sono stati effettivamente realizzati, Virgo e LIGO, e hanno operato. È stato frutto di una ricerca molto molto lunga che è durata diversi decenni. Alla fine, Virgo e LIGO sono stati realizzati e hanno operato nel primo decennio degli anni 2000 senza riuscire a rivelare le onde gravitazionali. Questo era significativo del fatto che la sensibilità non fosse sufficiente, cioè che Virgo e LIGO non guardavano abbastanza lontano nell'universo per vedere un numero sufficiente di eventi. Per avere un'idea, Virgo e LIGO riuscivano a guardare dentro questa pallina verde, che vuol dire che è una sfera che ha un raggio centrato intorno alla Terra, una sfera centrata intorno alla Terra che ha un raggio di circa 60 milioni di anni luce. E non era sufficiente. Quindi quello che si è pensato di fare è quello di cercare di sfruttare gli ultimi progressi nel campo tecnologico, molti dei quali ottenuti attraverso progetti di ricerca e sviluppo portati avanti dalla stessa comunità delle onde gravitazionali, altri invece messi a disposizione dalla ricerca industriale, per aumentare il raggio di questa sfera di 10 volte. Aumentando il raggio di questa sfera di 10 volte, si aumenta il volume di universo che si osserva, quindi anche il numero di galassie che si riesce a raggiungere di 1.000 volte. Quindi sono nati così i progetti per gli interferometri di seconda generazione, quelli che si chiamano Advanced Virgo e Advanced LIGO. E
Questi interferometri sono stati realizzati negli ultimi anni, sono entrati in funzione negli ultimi anni. Il primo progetto, Advanced LIGO, il primo progetto ad essere finanziato, è stato approvato ufficialmente nell'aprile del 2008 per un costo di 230 milioni di dollari all'incirca, e la costruzione è stata completata nel 2014, è iniziato a prendere dati nel 2015. Il progetto europeo invece Advanced Virgo, che è realizzato a Cascina, vicino Pisa, è stato finanziato alla fine del 2009 per circa 24 milioni di euro e la costruzione è stata completata ad agosto del 2016 e ha cominciato a prendere dati il 1 agosto del 2017. Volevo darvi un po' mostrarvi qualche foto per darvi il sapore delle tecnologie impiegate. Questa per esempio è una componente dell'ottica con cui il laser viene immesso nell'interferometro. Questa è un'immagine invece degli specchi che si usano in Advanced Virgo, ma anche in Advanced LIGO, perché si usa la stessa tecnologia. Sono cilindri di quarzo ultrapuro pesanti 42 kg, le cui superfici sono lavorate con una precisione di qualche angstrom, quindi hanno una precisione comparabile alla dimensione di un atomo. È uno specchio sospeso, e vedete qui si vede un particolare: gli specchi vengono sospesi usando dei sottilissimi fili di quarzo. Questo è uno specchio sospeso nella sua configurazione finale, con tutta la meccanica che lo circonda dentro Virgo. Questo è il super attenuatore di Virgo, che è un sistema pensato per filtrare tutte le vibrazioni naturali del terreno, che altrimenti raggiungerebbero lo specchio e renderebbero impossibile raggiungere le specifiche di progetto. Ancora ottica optomeccanica montata dentro Virgo. Questo è il tubo vuoto di Virgo, il tubo di 3 km in cui viene fatto un vuoto molto molto spinto, e in cui si propaga il fascio laser, che è al momento il più grande volume di vuoto d'Europa. Ma veniamo alla scienza. Allora, il 14 settembre del 2015, pochi giorni che i due interferometri LIGO sono stati accesi mentre Virgo era ancora in costruzione, si osserva qualcosa di straordinario. Il primo rivelatore LIGO in Louisiana, nei dati del primo rivelatore LIGO compare questo segnale, e pochi millisecondi dopo il secondo rivelatore LIGO, che si trova a 3000 km di distanza, vede sostanzialmente la stessa cosa. Ovviamente la cosa aveva dell'incredibile, e infatti nessuno di noi ci aveva creduto. Cioè, quando si sono visti questi segnali, tutti quanti abbiamo pensato che fosse una cosiddetta blind injection, ossia uno di quei segnali prodotti artificialmente, che di tanto in tanto venivano iniettati nell'interferometro in modo segreto per testare in qualche modo tutta la catena di analisi dei dati e vedere che effettivamente i fisici che fanno l'analisi dei dati erano realmente in grado di trovare un segnale. E senza portarla nelle lunghe, questo non era il caso. Sono stati verificati tutti i segnali dei rivelatori che ci sono intorno agli interferometri, che misurano se c'è stato un terremoto, se c'è stata una tempesta di fulmini, e sono state man mano escluse tutte le cause che potevano creare lo stesso segnale a 3000 km di distanza. Quindi alla fine non poteva che questo segnale venire dallo spazio, e la forma d'onda è talmente chiara che è stato facile individuare la natura della sorgente. Si tratta di due buchi neri di masse molto grandi, intorno a 30 volte la massa del Sole, che sono legati in sistema binario e orbitando perdono energia in forma di onde gravitazionali, si avvicinano
sempre di più e alla fine, diciamo, l'evento termina con un abbraccio finale e fatale in cui viene creato un buco nero molto più grande. La forma onda era ben nota, cioè quello che ci dice l'onda gravitazionale misurato era stato previsto già parecchi anni prima e quindi c'era una teoria che ci aiutava a spiegare bene le osservazioni. La cosa bella è che dal segnale che abbiamo misurato si possono misurare un sacco di cose, cioè si possono misurare le masse dei buchi neri iniziali, la massa del buco nero finale, la distanza a cui si trova, la velocità a cui si muovono i buchi neri, se ruotano o no intorno al proprio asse e le loro dimensioni spaziali. E si vede una cosa straordinaria, che nella fase finale, prima dell'urto, questi buchi neri, che sono appunto grandi quanto 30 soli in termini di massa, si stanno muovendo a velocità che è oltre la metà della velocità della luce. Pensate che cosa spaventosa. Ricapitolando, quello che si è visto è successo 1,3 miliardi di anni fa a 10 alla 22 km dalla Terra, dove due buchi neri di 29 e 36 masse solari si sono fuse muovendosi a velocità la metà di quelle della luce, formando un buco nero di 62 masse solari. Ora, 29 più 36 fa 65, ma mancano 3 masse solari che si sono trasformate, secondo l'equazione di Einstein E uguale mc quadro, in onde gravitazionali, in energia di onde gravitazionali. E il raggio di questi buchi neri è appena 200 km. Quindi sono oggetti spaventosamente piccoli rispetto alle dimensioni, alle distanze di cui stiamo parlando. E la cosa straordinaria è che noi siamo riusciti a guardarli in faccia con questo segnale. Cioè è la prima volta che noi guardiamo un segnale, vediamo un buco nero, non per l'effetto che ha sulla materia circostante, che siano stelle o gas che ci cascano dentro, ma vediamo un buco nero per la radiazione che lui emette direttamente, lo guardiamo in faccia. E i numeri fanno impressione perché in un secondo viene emessa un'energia di 5 in 10 alla 47 joule, cioè un numero che per scriverlo, ci sono tanti zeri che per scriverlo ci vogliono due righe, che è l'evento più luminoso nel senso di potenza emessa mai osservato nell'universo. E questo provoca sul rivelatore uno spostamento di 10 alla meno 18 metri, cioè un numero 0,18 zeri è l'uno finale, no? Pensate a quanto questi sono i numeri che spiegano che non stiamo parlando di eventi deboli, perché l'energia emessa è spaventosa. Quello che è debole è l'accoppiamento con il nostro rivelatore. Tornando a Galileo, possiamo dire che questo evento del 15 settembre 2015 corrisponde proprio al Sidereus Nuncius di Galileo, cioè il momento mentre col Sidereus Nuncius nasce l'astronomia moderna, perché c'è un genio che utilizza uno strumento che si poteva comprare, non dico al mercato, ma quasi, per guardare il cielo, e qui c'è il genio. Qui abbiamo uno strumento completamente nuovo che l'umanità ha a disposizione per guardare il cielo in modo mai visto prima. E questa scoperta ha avuto effettivamente una risonanza mediatica enorme, era sulle prime pagine di tutti i giornali, dei giornali di tutto il mondo, ci sono il tweet di Obama, il post di Mark Zuckerberg, ed è quella che poi ha portato al premio Nobel per la fisica assegnato quest'anno a Barish, Weiss e Thorne. L'impatto mediatico è stato molto grande anche in Italia, è stata una cosa quasi stupefacente perché addirittura il TG1 nell'edizione dell'evento, cioè l'edizione nobile, ha avuto le onde gravitazionali come servizio di apertura. Penso che sia una cosa straordinaria perché l'Italia è un paese dove non è che l'attenzione alla scienza nei media sia proprio all'ordine del giorno. Quindi diciamo, noi stessi che ci lavoravamo siamo
siamo stati sorpresi dalla fortuna mediatica che questo evento ha avuto. Ma ora, andando avanti, il 20 febbraio 2017 c'è stata l'inaugurazione di Advanced Virgo, che era il terzo rivelatore che si univa alla rete, e ad agosto Advanced Virgo ha cominciato a prendere dati, e i risultati scientifici sono andati ben al di là di quello che si poteva sperabilmente immaginare. Per la prima volta avevamo tre rivelatori che lavoravano insieme. Questo è importante perché tre rivelatori possono, vedete, questi sono Virgo ai due LIGO negli Stati Uniti, determinano un triangolo, e avendo un triangolo si può fare la cosiddetta triangolazione, ossia osservando lo stesso evento, un evento che ci viene dallo spazio raggiungerà i tre rivelatori quasi istantaneamente, perché la velocità della luce è finita, quindi ci vuole del tempo per propagarsi da qui a qui, e osservando quindi i tempi esatti con cui il segnale raggiunge i tre rivelatori, si può determinare la posizione della sorgente nel cielo, cioè da quale punto del cielo il segnale è arrivato. E questa è una cosa straordinaria, perché questi rivelatori interferometrici non sono come un telescopio, non si possono puntare, ma sono sensibili a segnali di onde gravitazionali che arrivano quasi da tutte le zone del cielo. Hanno soltanto dei punti ciechi, ma a parte questi punti ciechi rivelano onde gravitazionali da qualsiasi direzione. Quindi se io guardo le onde gravitazionali con un solo rivelatore, le posso vedere, ma non sono in grado di dire da dove sono arrivate. Perché è importante avere questa triangolazione? Perché ci possono essere eventi cosmici che, oltre le onde gravitazionali, emettono radiazioni di altro tipo. E quindi con un grande sforzo, ma anche con grande visione, si è riusciti a creare una rete di osservatori che include i tre interferometri LIGO e Virgo, ma include tantissimi altri telescopi, osservatori di raggi gamma, di raggi X, di neutrini, di radiazione, di onde radio, che agiscono sinergicamente. Per cui quando arriva un segnale gravitazionale, LIGO e Virgo avvisano immediatamente i partner che puntano i loro osservatori nella direzione indicata da LIGO e Virgo per vedere se c'è qualcos'altro. La prima volta in cui questo si è potuto fare è stato il 14 agosto 2017, quando per la prima volta un'onda gravitazionale è stata rivelata simultaneamente da LIGO e Virgo. Quindi avete i tre segnali nei due LIGO e in Virgo, le tre onde gravitazionali, cioè la stessa onda gravitazionale vista dai tre rivelatori differenti. Si trattava anche questa volta di due buchi neri di grande massa, 31 e 25 masse solari, ed è stato il quarto evento della serie, rappresentato, quello LIGO Virgo è rappresentato da questi un po' più chiari. Ora, bisogna dire che già queste osservazioni hanno aperto nuove prospettive nell'astrofisica, perché finora, vedete i pallini viola erano i buchi neri che conoscevamo con gli altri metodi, cioè attraverso lo studio dei raggi X emessi dal gas che ci casca dentro, e quelli blu sono invece quelli che abbiamo scoperto con le onde gravitazionali. Vedete che c'è un problema qui, perché stiamo osservando questo in ordinata, vedete quanto è grande il buco nero in masse solari. Stiamo osservando, sembra, due popolazioni differenti. Cioè, finora conoscevamo buchi neri tutti di massa più piccola di 20 masse solari, e ora stiamo scoprendo buchi neri di massa che va da 20 a 70 masse solari. E non è mica semplice spiegare questa cosa, cioè gli astrofisici ora si stanno lavorando alacremente
per adattare i modelli di evoluzione stellare o di evoluzione degli ammassi globulari, per esempio, per spiegare come è possibile che si crei questa nuova popolazione di buchi neri. Ci sono anche ipotesi più esotiche che ora non siamo in grado di verificare, ma che sono interessantissime, ossia che questi buchi neri di massa più grande non si sono formati dall'evoluzione di una stella, ma si sono formati subito dopo il Big Bang, ossia buchi neri primordiali che non nascono da una stella, ma si sono formati proprio all'inizio dell'universo. Perché questa ipotesi è interessante? Perché se fosse verificata, e ci vorranno ancora molti anni prima di poterla verificare, potremmo arrivare alla conclusione che questi buchi neri primordiali sono una delle componenti di quella misteriosa materia oscura che i fisici stanno cercando da decenni, finora senza nessun risultato. Ma la ragione per cui questo evento del 14 agosto è particolarmente importante è proprio perché è la prima volta che si riesce a dare una buona misura della posizione nel cielo della sorgente. Questa macchia rossa, questa banana rossa, rappresenta la localizzazione dell'evento come si può dare usando soltanto i due interferometri americani. E questa è un'area di cielo molto grande, sono circa 1000 gradi quadrati e qui dentro ci sono 1 milione di galassie, quindi è veramente molto complicato dire ai telescopi: puntate lì e vedete se trovate qualcosa, perché è un'area enorme. Se si aggiunge Virgo, quest'area si riduce a questo pallino qui, si passa da circa 1200 a circa 60 gradi quadrati e quindi questa diventa un'area di cielo in cui è ragionevole andare a cercare con i telescopi se c'è qualcosa. Questa è la localizzazione dell'evento confrontata con quella degli eventi principali, che vedete era molto più estesa. Quindi diciamo, il 14 agosto io e i miei colleghi eravamo assolutamente felici perché Virgo era appena entrato in osservazione e aveva già un evento, e questo bastava di per sé a giustificare, cioè, tutti i 10 anni di lavoro precedente per fare Advanced Virgo. Però non c'è stato nemmeno il tempo di festeggiare che 3 giorni dopo è successo qualcosa di veramente straordinario. Si è visto questo segnale qui, che è di nuovo l'onda gravitazionale di 2 stelle compatte in un sistema binario, ma questa volta non si può parlare di buchi neri, ma si tratta di oggetti più piccoli, stelle di neutroni, ma anche molto più interessanti, perché da 2 buchi neri che si scontrano non viene fuori luce, da 2 stelle di neutroni che si scontrano viene fuori di tutto. E infatti, meno di 2 secondi dopo che il segnale gravitazionale aveva raggiunto il suo apice, il satellite Fermi, che è un satellite che misura raggi gamma, ha visto questo picco, è un lampo gamma. I lampi gamma sono degli oggetti di cui ormai sappiamo tante cose, che però sono stati scoperti per la prima volta nel 1997, almeno da un satellite scientifico. I militari già li avevano visti prima, ma non sapevano cosa fossero. Sono emissioni di raggi gamma estremamente energetiche che sappiamo ci vengono più o meno da tutto l'universo. Oggi sono molto ben studiati e da qualche anno si pensava che almeno una famiglia di questi raggi gamma, quelli che durano meno di 2 secondi, sono associati proprio alla collisione di 2 stelle di neutroni. C'era l'idea, ora finalmente c'è la prova. Questo evento poi è stato localizzato da LIGO e Virgo, che agivano in triangolazione, in questa macchietta verde qui. Quindi si è potuto dire ai telescopi: andate a guardare lì. Era una zona molto abbastanza piccola, molto più piccola che in passato. I telescopi hanno guardato e hanno trovato
una nuova sorgente. Vedete, questa è una galassia che si chiama NGC 4993, dove che era stata fotografata poche settimane prima. Vedete dove si intersecano questi due trattini? Non c'è nulla. Invece, dopo l'evento di onde gravitazionali, compare questo puntino luminoso. C'è una nuova, tra virgolette, stella, che è un ottimo candidato per essere la controparte ottica dell'evento gravitazionale. Lì è successo qualcosa, da lì ci è arrivato qualcosa. La cosa ancora più straordinaria è che, seguendo col passare dei giorni come si evolveva questa nuova sorgente, vedete che qui la luce cambia colore, no? Continua a succedere qualcosa, c'è un'evoluzione. E questa sorgente è stata guardata, ognuno dei puntini qui celesti è uno degli osservatori che li guarda. E osservandola si è vista l'evoluzione della radiazione elettromagnetica emessa in tutto lo spettro elettromagnetico, cioè si è passato dai gamma all'ultravioletto, al visibile, all'infrarosso, e poi è stato trovato anche la componente raggi X e la componente radio. E da questa osservazione su tutte le lunghezze d'onda si è imparato tantissimo. Per esempio, questa è un'osservazione a cui ha partecipato anche il team dell'osservatorio di Brera qui. Di importanza epocale, cioè si guarda lo spettro della radiazione elettromagnetica al passare dei giorni. Man mano che i giorni passino, vedete, ci sono dei picchi, delle strutture che si formano in questo spettro. Questi picchi sono l'imprinting, l'impronta della formazione di elementi pesanti. Quello che è successo è che le due stelle di neutroni si sono scontrate. È stata proiettata una nuvola di materia ricca di neutroni, e in questo scontro i neutroni cominciano ad aggregarsi tra di loro, formando nuclei atomici sempre più pesanti. E perché è una scoperta straordinaria questa? Perché fino ad ora, se guardiamo la tavola periodica degli elementi, noi sapevamo che l'idrogeno e l'elio si formano col Big Bang. Sapevamo che gli elementi più pesanti fino al ferro sono sintetizzati nella vita normale delle stelle, ma tra gli elementi più pesanti del ferro, degli elementi più pesanti del ferro, non sapevamo quale fosse esattamente l'origine, avevamo delle idee. Oggi lo sappiamo. Sappiamo che quando si scontrano due stelle di neutroni c'è un meccanismo molto efficiente per generare piombo, oro, uranio, lantanidi. E in qualche modo possiamo dire che nelle stelle di neutroni c'è la pietra filosofale che gli alchimisti inseguivano con i loro studi, no? Ci sono anche alcune stime, non so quanto accurate, che dicono, per esempio, che in questa collisione di due stelle di neutroni è stata prodotta una quantità d'oro pari a 10 volte la massa della Terra. Poi ho visto anche articoli assurdi che provano a dare un valore a questo oro, no? Dicendo: ah, questo oro vale. Sono assurdi perché il valore che noi diamo all'oro dipende anche da quanto ce n'è. Se portiamo sulla Terra tutto quell'oro lì, sarebbe talmente tanta inflazione di oro che il valore andrebbe a zero. Va bene. Comunque, ritornando, vi rimostro il video di prima, perché ora vi ho anche detto un po' che cosa c'è in questo video. Qui ci sono le stelle di neutroni che cominciano a avvicinarsi, generano onde gravitazionali, si scontrano, viene messo un lampo gamma. È una nuvola grigia di materiale neutronico in cui c'è la formazione di elementi pesanti. E noi siamo riusciti a vedere tutto questo. E questo non è tutto, perché grazie al fatto che l'onda gravitazionale e il lampo gamma ci sono arrivati con meno di 2 secondi di ritardo, su un cammino che è durato 130 milioni di anni, abbiamo potuto stabilire che, come previsto da Einstein, le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce con una precisione che è pari a una parte su 10 alla 15, cioè in fisica si tratta di una precisione di una misura assoluta. Un'altra cosa sociologicamente interessante è che questa grandissima scoperta è stata fatta grazie al contributo di comunità diverse, in tutto circa 3.500 scienziati, di cui 1.300 vengono da Lago e Virgo, ma gli altri vengono da tutti gli altri osservatori.
distribuiti su 45 paesi e 6 continenti. Perché dico 6? Perché c'è anche un osservatorio di neutrini in Antartide che ha partecipato alla scoperta. E se volete anche un esempio di come, diciamo, la scienza possa funzionare bene al di là delle divisioni di razza, di religione o di credo politico. Che cosa succede ora? Beh, prima di tutto quello che cerchiamo di fare è guardare sempre più lontano, quindi aumentare sempre di più l'universo, il volume di universo che riusciamo ad osservare. Infatti Virgo è partito con questo volume qui, ha fatto Advanced Virgo, che vedeva l'universo con questo volume qui 10 volte più grande, e tra un anno speriamo che riesca a vedere il volume della palla verde ancora 10 volte più grande. Non è tutto, perché tra un po', oltre a Virgo e LIGO, arriverà anche un rivelatore in costruzione in Giappone che si chiama Kagra, che comincerà a prendere dati poco dopo il 2020, e dal 2024 ci sarà un quinto rivelatore che si chiama LIGO India, che si trova in India. In questo modo qui riusciremo a osservare le sorgenti con una risoluzione angolare ancora maggiore, e quindi a rendere ancora più facili le osservazioni dei telescopi nostri partner. Ma non è tutto, stiamo già lavorando per fare un interferometro di terza generazione, che ci sarà intorno al 2030, se sarà finanziato. Sarà un interferometro sotterraneo con i bracci lunghi 10 km, che potrà guardare 10 volte più lontano di quelli attuali e arrivare in termini di tempo a osservare eventi davvero avvenuti in prossimità del Big Bang. E non solo, ma sempre sullo stesso orizzonte temporale c'è anche Lisa, però su Lisa mi è partito, si rifiuta di mostrarvi Lisa. Se n'è andata a casa. Eccolo. Questo è LISA, l'interferometro spaziale, che ha bracci di 5 milioni di chilometri, che è interessante perché sarà complementare a quello che si può fare con gli interferometri di Terra, che andrà a guardare una finestra di frequenze e quindi sorgenti di onde gravitazionali del tutto diverse di quello che guardiamo noi. Voglio finire con una frase di Adalberto Giazotto, che è il babbo di Virgo e il mio maestro, che anni fa diceva: rivelare le onde gravitazionali, nessuna idea, lui diceva, è più folle di questa. Ora possiamo dirlo al passato perché è stato fatto, e devo dire che è stato un piacere lavorare per 25 anni in un progetto così folle e arrivare finalmente quest'anno a vedere qualcosa. Ed è solo l'inizio. Vi ringrazio per l'attenzione.